Buonasera, questa sera Buonasera. per il girasole, visto che è il periodo di quarantena, siamo tutti in casa, siamo qui con... Chi è lei? Una volta ero tuo padre. Addirittura. Siamo il signor Maurizio, soprannominato. Pimpinelli. Soprannominato il boss, Il vero? boss. A quanto mi dico, cosa prepariamo questa sera? Impasto per la pizza. Ah, Impasto per la pizza. pasta con la pizza, non era il pane. Facciamo Pizza. pizza, facciamo Pizza, pizza, abbiamo pizza, pizza. cambiato. Abbiamo cambiato Abbiamo pizza, cambiato pizza, volentieri. Però vieni qua pizza, vicino, se no non riusciamo. pizza, pizza. Va bene, adesso vediamo subito gli ingredienti, così Ok, almeno passiamo alla manodopera. ci apprestiamo a fare questa ricetta mentre guardiamo le immagini di album di Silvio Serangeli, grande Silvio, che salutiamo sempre. Questa è una ricetta che possiamo consigliare anche a chi ci sta guardando da casa, soprattutto questi giorni in cui magari cercate di non uscire proprio da casa, di evitare di andare molto fuori, quindi è molto Gli interessante, assembramenti. assolutamente. Bisogna stare a casa in questo periodo. Quali sono gli ingredienti di questa ricetta? Gli ingredienti, facciamo 1 chilo di farina, 800 grammi di acqua, 7 grammi di lievito di birra, 40 di olio e 20 di zucchero, scusate, di sale. Questa è una, diciamo, è una ricetta che fa anche il famoso Gabriele Bonci. Cercherò di copiarlo, nel bene o nel male. Becchiamo la quella stavolta. Allora, non becchiamo niente, non becchiamo niente. Vabbè, dobbiamo iniziare, adesso abbiamo Iniziamo, lavorato, allora, non abbiamo fatto niente. allora mettiamo subito la farina. Tutta quanta la buttiamo Un dentro. chilo di farina, abbiamo detto, un chilo di farina. Questo lo lanciamo, facciamo dopo la gara. Facciamo la famosa fontanella, come si dice? Fontanella. Poi ai lati di qua facciamo un piccolo, ecco qua, fontanella qua. Per fare l'impasto, poi là ci facciamo altri due buchini o due fontanelline, uno di qua e uno di qua, dove ci mettiamo il sale e dove ci mettiamo l'olio, pochettino piccola l'ho fatta, andava fatta un po' più grande, ma non fa niente. Ora che facciamo? Scegliamo il lievito dentro l'acqua, Bisogna sciogliere tutto quanto. sciogliere là, sì, sciogliere il lievito di birra. Posso dire che questa è una passione che ogni tanto hai, ogni tanto ti metti Seme, lì, cerchi di farlo, poi vediamo sì, insomma se riesci. Questo poi vediamo se riusciamo a poi mangiarla. questo sarà il risultato finale a decretare tutto quanto, perché noi possiamo stare qui a sbilanciarci. Ora possiamo iniziare. Allora, mentre vuotiamo piano piano un po' di acqua e mescoliamo, ci prendiamo un po' di olio e un po' di sale. Un po' di olio, un po' di sale e intanto giriamo. Dobbiamo cercare di fare in modo che l'impasto diventi tutto quanto non troppo liquido, No. assolutamente. Insomma, bisogna fare in modo che ci sia l'impasto corposo, altrimenti diventa complicato. Mentre intanto c'è Luca Rossi, qua abbiamo gettato la farina. Che è successo? Oddio, mi perdo tutto lo zoom. C'è un aggiornamento, che è successo, boss? Niente, è un pochino troppo lento, allora ci mettiamo un po' alta di farina. No, Che manca ancora qualcosa? Io ho messo tutto quanto? abbiamo messo tutto. No, che? Vediamo delle mani che indicano che manca qualcosa. Cosa? Un pochettino ancora di farina. Un gesto di disapprovazione, cosa sta accadendo? Perché questo. Lui che sta dando tutto quanto bene, sembra che la situazione sia ottima. Bisogna aspettare, vediamo il risultato finale. Ok. I Ora cavalli si vedono all'arrivo. arrivo. Dopo averla lavorata con il cucchiaio di legno, la passiamo a lavorare un po' con la mano. Sì, facciamo il A giro di mano. casa. Ah, no, di qua. Non avevo visto, scusate. Ci Un po' riportiamo di da questa farina. parte. Un po' di farina. E buttiamo l'impasto alla lavorazione. Ma per lavorarla, ci ungiamo le mani con l'olio, in modo che non ci attacca la pasta. E cominciamo a lavorarla. E come fa Gabriele, che non ci riesco, fa le famose pieghe, una Stanno di arrivando qua, dei passeri qui una di fuori che qua vogliono vedere e la. una sotto. E poi la lavora. Ci sono dei passeri molto incuriositi qua fuori, vogliono venire anche loro a mangiare. Poi usiamo un po' di farina di grano duro, gli diamo l'ultima mescolata con la farina di grano duro
Ecco qua, e abbiamo fatto una bella palletta. E intanto io già ho unto con tutto l'olio, con l'olio, Abbiamo questa, velocizzato, sì, se no ci mettiamo mezz'ora. il ricipiente dove metterò a lievitare questa palla, diciamo. Eccola qua. Abbiamo chiuso bene la nostra palla che abbiamo fatto di pasta e ora la andiamo a mettere nel frigo. Questa ora va in frigo, l'ultima parte sotto, la parte più bassa, e dopo 72 ore la tireremo fuori, faremo un piccolo lavoretto, la rimpastiamo un'altra volta e poi va messa dentro alla teglia e poi la vediamo tra 72 ore, ok? E rieccoci, sono passate diverse ore, anzi più ore del previsto perché eravamo impegnati in giardino. In giardino, sì, al tempo libero, un piccolo giardino dove mi dedico a fare il giardinaggio. Sì, con i fiori, insomma, Con con i le fiori, piante. piante, Il l'erbetta, cigas. il cigas, Vabbè, però l'erbetta, il pratino inglese. torniamo alla cucina perché ho tirato fuori Un l'impasto. passo che ora rigiriamo. Giriamo e Proprio che si attacca alla sì, tovaglia. infatti abbiamo messo la farina apposta. Ho messo E la poi mi farina. ho tirato fuori dei testi, come mai? Che cosa ci servono? La mettiamo. Non lo so, io chiedo. Che tipo di farina è quella che viene utilizzata? Che Farina di serve? grano duro ho messo sotto. Ora portiamo il L'ho testo. già detto anche prima, però Prima adesso ci siamo mettiamo il ricordati. testo, la mettiamo giù, mettiamo sul testo e poi la cominciamo ad allargare. Guardate le teglie, stanno aumentando le teglie, intanto in onda su TRC c'è Max Betonilli, una delle sue poche esibizioni sul 111. Eccoci, abbiamo fatto lo spargimento di tutto l'impasto, stiamo approfittando anche per fare una bevutina con lo spritz, pure già bevuto prima, lo dico anche agli spettatori che sono presenti all'interno del posto che ci stanno seguendo. Che cosa abbiamo fatto e cosa ci stiamo avventurando? Con 1 chilo di farina, 800 grammi di acqua, 40 di olio e 20 di sale e 7 grammi di lievito secco che abbiamo sciolto nell'acqua. Abbiamo fatto questo impasto e gli abbiamo tirato fuori questi due tegli un pochettino grandi e questi due tegli piccoli. Sì, quindi ben quattro teglie, anche un pochino di esercizio fisico, un po' di Sì, olio di gomito per sì, cercare di. infatti sì. E oggi la facciamo classica, perché oggi la facciamo con pomodoro e mozzarella. Così facciamo il bianco della pizza, il rosso del pomodoro, poi ci mettiamo il verde del basilico e facciamo per la bandiera italiana e per l'Italia, per questo momento in cui stiamo passando. Poi questa logicamente si può fare con le patate. L'abbiamo fatta la torta con le patate si tagliano a fettine, si Però non in mettono. No, no, in televisione, televisione no, a porte a casa, chiuse a abbiamo porte fatto. chiuse. Le patate tagliate, messe nell'acqua e nel frigorifero in modo che si arricciano e dopo le metti sopra e vengono buone. Le puoi fare con ci puoi fare con i würstel e la mozzarella, con la cicoria, con le broccolette, con le salsicce. Bene, Poi ci puoi adesso mettere anche sì. un sughetto, la torta uguale, fai un bel polpo, un bel sughetto di polpo bello piccante, ce lo metti sopra, è buonissima. Va bene, adesso tra poco dovremo accendere il forno. Tra Come poco funziona questo? accendiamo il forno a 280 per 15 minuti. Poi aspettiamo che il forno diventa bella temperatura, a 280 diventa temperatura, le inforniamo. Appena le inforniamo, dopo un po' le abbassiamo a Sì, sono qua, 250. sono qua perché guardi, lì sono qua. A Vedete? 250. Ah, tu guardi già il Quindi forno. guardavo il forno dove Ah, stava. vabbè, dobbiamo controllare se ha già. Sì, perché quando ho Sì. inserito la tenda deve essere già Guardavo il forno a che al punto stava. E inforniamo e poi dopo vediamo il risultato. Sentite nell'audio, sente il trillare del forno che sta giungendo alla sua temperatura di 250, 220, 280 abbiamo detto all'inizio, 80 280. addirittura. E qua dopo dice Bonci che è sempre importante Ecco, avere il è arrivata a forno. 280, se non sbaglio, perché ho sentito un tac che è il forno sicuramente.
come dice Bunci, la temperatura deve essere sempre molto alta, come diciamo anche qui al nostro staff tecnico che ci sta seguendo questa avventura. Stasera tutto margherita, Tutta signora niente patate. Margherita, tutte Facevo un margherite. prosciutto cotto. Scusa, prima le riprese che ha fatto di fuori? Prima Che? di fuori che riprese ha fatto? E ho fatto le riprese del de Cicas. E poi? Prima? E Le margherite. allora? E che c'entrano le E facciamo tutta la margherita, ma che margherite? Il basilico poi dobbiamo prendere. vogliamo? E Abbiamo già c'è dentro messo. il basilico, ho fatto il sugo con il basilico Il io. basilico, quale basilico? Basilico fresco. Specificare. Dove? Di Genova, direttamente da Genova. Che a me piace metterci l'origano e ci metto un po' d'origano. E questa sicuramente sarà tutta mia. E questa ve la spartirete voi. Quindi questa è una Con pizza l'origano. marinara. Sì, con il sugo fatto con pomodoro e basilico. Il basilico. Poi abbiamo aggiunto anche l'olio E per ci quando voglio arrivano sopra, sì, per quanto le altre briglie. si vede sopra l'olio, infatti si vede. Sopra l'olio. Mo' il forno è a temperatura. Ma quello che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere una teglia sotto, il più sotto e il più basso possibile, perché almeno prende subito La consistenza. prende subito la sfiammata, diciamo, la sfiammata e si cuoce bene. Allora, cominciamo subito. Proviamo a Apriamo e la prima la mettiamo sotto. Eccolo, ci penso io. Io tranquillamente la infiliamo dentro Sopra, sulla eh. parte superiore. Sì, vai, attento a non scottarti. Quello ho paura. No, non ti scotti, non ti preoccupare. Ah, chiudiamo e mettiamo a 200. Dove? Ecco qua, via. Abbiamo interrotto la cottura perché è il momento di gettare la mozzarella. Eh sì, è quasi cotta, ora mettiamo la mozzarella e aspettiamo che si squagli la mozzarella. Dovete mettere in forno più o meno quanto? Bisogna Sì. ripetere, si scalda la mozzarella che si squaglia. Sì. E poi potremmo avvicinarci alla parte finale, finalmente, dopo tanto All'assaggio. peregrinare in giro per caso, ovviamente, per cercare A di posto. avvicinarci a questa Ma questa cena. una volta fatta questa, prendiamo e li mettiamo dentro al forno. Apro io, Apri, apri e via. mettiamo dentro al forno. Finito, cotta, mo la mangiamo. Mo vediamo com'è venuta. Aspetta. Ecco, quasi tutto pronto. Eccola qua. Tra poco si potrà mangiare. Facciamo un bel primo piano. Eccoci dopo una lunga fatica di tante ore, siamo giunti all'atto finale. Ecco, abbiamo impiattato la pizza, non ci manca che una cosa. Manca solo assaggiarla. Ma senti Allora. quando taglio come scrocchia, Sì, senti? vai a sentire. Scrocchia. Vabbè, però adesso Assaggiamo la pizza. mangiamola, Scotta, evviva! attenta, scotta. Piano, Si può mangiare. Gustosa, croccante, con tutti gli aromi che si sentono. Soddisfatto? Diamo un voto, si dà un voto, È un voto boss? ma non da parte, non posso No, dare io. è Per che me andiamo va in caso per bene. caso, diamo Per me va bene. Ottima cena. Bella croccante, rimane. Saporita, si sente anche l'origano, che ci ha messo l'origano. Quindi grazie, signor Maurizio, Non c'è per di l'assistenza a questa ricetta. Speriamo di vederla anche magari in che. futuro, La che potremo prossima volta comprare. faremo il pane. Proviamo a fare il pane. Va Quindi bene? andiamo alla linea, al prossimo servizio Al abbiamo prossimo servizio. o Viviana Serra, o Raffaella Angeletti o Rita Busato, chi vogliamo mandare Beh, Rita Busato la conosco personalmente, grande, una grande amica e la saluto. E buona Pasqua, Rita. Bentrovati alla nuova puntata del Girasole. Oggi per voi farò una ricetta che è un po' piuttosto leggera, che può servire sia per il giorno di Pasqua che per il giorno di Pasquetta. È una ricetta che comprende verdure, carne e anche del formaggio. E che cosa occorre? Vogliamo vederlo? Allora, occorre l'insalata mista, ok? Ecco qua.
una bella insalata mista con le carotine, la rucola, eccetera. Pomodorini tagliati a fettine. Ok, eccoli qua già tagliati. I petali di pollo passati in padella con l'olio di semi, che è più leggero. Poi ci pensiamo dopo a mettere l'olio crudo. E poi la feta tagliata a fettine sottili. Allora, come facciamo? Poi il tocco di maestro, che noi non mettiamo la marca, ma è la salsa greca, che così diventa piuttosto gustosa. Un pizzico di sale o un pizzico di pepe a secondo se ci sono, a secondo dei gusti. Allora, cominciamo. Si parte dall'insalata, eccola qua. Insalata, ci aggiungiamo il pollo. Il pollo che, come dicevo prima, sono petali di pollo passati con l'olio di semi. Ecco qua. Vedete, molto semplice, non è veramente molto molto semplice. Ammazza, che profumo, questo è buono. Ecco qui. Ecco qua, ce lo mettiamo ben bene. Qua, ecco qua. E questo lo mettiamo, ovviamente mescoliamo un pochino. Allora, arrivato il momento dei pomodorini. Pomodorini, quanti se ne gradisce? Volendo questa ricetta si può anche aggiungere delle olive. Olive taggiasche, ad esempio, sono molto buone. Consiglio. O anche le olive nere. E poi passiamo alla nostra feta già tagliata. Io vi consiglio di comprarla ovunque, la feta è buona sempre. E poi è un formaggio magro, quindi magro ma saporito. Eccolo qui, mettiamo la nostra feta, la mettiamo tutta, quasi tutta. Abbiamo con noi mi sta aiutando, oltre mia figlia, oltre a mia figlia, mi sta aiutando anche il cane. Mi è caduto un pezzo di feta. Che tocca fa? Eccoli, olè, è partecipato anche la tipa. Ok, che si sta mangiando un pezzo di feta, tanto male non gli fa. Allora, giriamo di nuovo. E a questo punto, un goccino di olio, quello buono, quello del contadino, quello extravergine di oliva, adesso è buono. Qui, un goccino di olio. Giriamo. Sale, pepe, quanto ne gradite, anche volendo del peperoncino o dello zenzero, qualunque cosa. E poi, pezzo da 90, cucaraccia, la tipa vuole un altro pezzo di feta, no tipa non te lo do. Ecco qui la nostra salsa greca. Olè! Signori e signori, ecco qui la nostra insalata di Pasqua. Buon auguri e buona Pasqua a tutti! E passiamo adesso a un'altra ricetta. Ringrazio il tecnico, che è mia figlia, e la tipa che si è mangiata la feta. Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina. Oggi vi propongo un dolce semplicissimo, il millefoglie alle fragole. Okay. Delle fragole fresche, eccole qui, che li puliamo, gli togliamo il picciolo e le tagliamo semplicemente a fette, così, in questo modo. Ecco a voi, ecco qua, eccole qua, a posto. Poi abbiamo le mandorle tostate con dello zucchero, fatte semplicemente in padelle, le facciamo caramellare e sono pronte, le facciamo freddare. Poi abbiamo la pasta sfoglia una volta stesa nella teglia, cotta al forno, ben dorata, così rimane croccante, la tagliamo a quadri, così in questo modo, così da formare il nostro millefoglie a strati. Poi abbiamo la crema, questa è la crema chantilly. Sarebbe crema pasticcera, panna montata e un po' di zabaglione. E adesso vi faccio vedere come si fa la crema pasticcera. Allora, come vi dicevo, abbiamo messo solo i rossi delle uova, poi aggiungiamo ogni rosso più o meno un cucchiaio di zucchero, in questo modo. Ecco qua, giriamo bene lo zucchero e l'uovo, così, in modo da creare una cremina. Poi aggiungiamo anche, in questo caso, due cucchiai rasi di farina.
Ecco qui. Posto. Diciamo questo è il risultato poi che andremo a incorporare con il latte bollito. Facciamo bollire e aggiungiamo questo, che è più veloce anche il procedimento di rassodare la crema. Ecco qua. Poi, una volta fatto la crema, che è bollita tutto quanto, la mettiamo a raffreddare in frigo con un po' di zucchero sopra e una pellicola impellicolata. Una volta raffreddato, montiamo la panna con un po' di zucchero e una panna e crema la incorporiamo insieme, non tanto lavorata, leggermente, che si incorpora bene tutti e due gli ingredienti. E questo è il risultato che noi avremo dopo con la panna e crema pasticcera, la crema chantilly. Allora, adesso passiamo a procedere come veramente creare il dolce. Io l'ho tagliato praticamente in questo modo perché farò un dolce monodose, per cui è un dolce unico per una persona sola. Invece a voi, se vi interessa fare un mille foglie intero, non tagliamo la pasta sfoglia. E la pasta sfoglia semplicemente la troviamo anche nei supermercati. Vi dico insomma di usare quella però a panetto, non quella già stesa, a panetto, che voi la stendete col mattarello e poi la mettete in forno, su una carta forno. Ok, ben dorata in questo modo, e la lasciate nella grandezza in cui preferite. Adesso mettiamo un po' di crema, questo qua anche sia grande che in piccola, il mille foglie. Allora mettiamo un po' di crema chantilly, ci mettiamo la sfoglia, aggiungiamo abbondante crema chantilly al centro, ecco, per dare un po' di croccantezza mettiamo un po' di mandorle tostate con lo zucchero, poi mettiamo le fragole in questo modo, così da rendere un po' il piatto appetibile, così, eccolo, ok, e aggiungiamo un altro strato di, mettiamo anche un pochino di zucchero a velo sulle fragole, così togliamo anche un po' della grezza della fragola, aggiungiamo questo, mettiamo un altro pochino di fragole, ecco qua. Mettiamo dello zucchero a velo, così. Mettiamo anche un po' di topping per dare un po' di colore, topping a frutti di bosco, come preferito, anche del cioccolato fondente. Insomma, con le fragole. Ecco qui. Ecco. Poi ci mettiamo queste che trovate semplicemente nei supermercati, nelle pasticcerie, queste per dare un pochino di... Ecco qua, e lo mettiamo in questo modo. Così fermiamo anche le fragole. Ecco qui. Il piatto è pronto, il nostro dolce è pronto. Buon appetito!